Salve cari amiche, qui il vostro Senten Chan commentandovi un altro libro di Osho Rinesh, questa volta edito dalla Bompiani. Si tratta di Tantra, la comprensione suprema, ma in linee generali il suo discorso non cambia quasi mai perché è olistico. Allora, che ci insegna? Che innanzitutto la meditazione è una forma di evoluzione cosciente, e poi che la meditazione non è dogmatica, non è un qualche cosa che abbia necessariamente a che fare con le religioni. Tu puoi essere credente, puoi essere ateo, puoi essere buddista, cristiano, musulmano, puoi essere spiritualista, puoi essere animista. La meditazione può avere a che fare con la spiritualità, con la religiosità, con il teismo, con la teosofia, con la teologia, ma la meditazione con i suoi sistemi serve a francare la mente dalle pastoie dell'ipertrofia nozionistica e concettuale. Cioè, ci abbiamo troppe cose accumulate nel cervello che vanno bene in certi momenti, ma che ci possono ostacolare nella comprensione della realtà attraverso la meditazione. Quindi ci sono dei momenti in cui bisogna svuotarsi, come la tazza di tè deve essere vuota per contenere del tè, altrimenti tracima. Quindi attraverso, per esempio, la recitazione dei mantra, che possono avere un senso compiuto, ma quando si recitano i mantra per meditare, si recitano per far trascendere la mente dalla realtà concreta, attraverso la lettura di testi apparentemente contraddittori, fra i quali ci sono molti agama e molti tantra indù e molti tantra buddisti anche. Per quello che il tantra, la via dell'estasi, è la via che attraverso paradossalmente la percezione sensoriale ti permette di trascendere il mondo fenomenico, perché ti spinge oltre, in un'altra dimensione. Quindi io consiglio la lettura vivamente di questo libro, che purtroppo non posso leggere e commentare estesamente, perché YouTube mi ha tolto la possibilità di fare delle live streaming, altrimenti farei dei video di 40 o 50 minuti, perché preferisco farli quando li registro, adesso che mi si è rotta la filmatrice Verio del 2010. Preferisco farli col cellulare 5 minuti e poi dargli in 4K. Quindi vi prego di aiutarmi e sostenere la mia attività condividendo i miei video, così aiuterete me a raggiungere le 5.000 ore di visualizzazione all'anno e YouTube a pagarmi, così io posso anche comprarmi nuovi computer, cellulari, filmatrici che mi si stanno rompendo. Comunque, ritornando all'argomento, la meditazione non ha nulla a che fare con la cultura, con la religione, è un modo di essere che la mente sperimenta se stessa. La mente si china e osserva la mente, è il cervello che osserva il cervello, l'attività interiore che tutti noi abbiamo, e andare a riscoprire le sorgenti della nostra coscienza. Quindi non ha nulla a che fare con la religiosità, come Rinesh ci spiega in questo piccolo ma essenziale libro, che veramente è un tesoro. Io vi consiglio a tutte e tutti voi di comprare questo libro, perché veramente ha un'infinità di suggerenze impressionanti. Trascendere la dualità è l'obiettivo del tantra. Però adesso non mi dilungo di più, perché il mio tempo sta finendo in questo video, i 5 minuti. Allora vi ringrazio di avermi seguito e mi raccomando, Tantra di Rinesh. Ciao!